Ciao a tutti ed eccoci qui con la nuova pillola del giorno. Ultimamente riesco a farli la sera i video. Partiamo a bomba sull'argomento di questo video che è: cerco, in base alla mia esperienza, di consigliarvi qual è per voi il miglior laptop portatile, come lo volete chiamare, in base però in questo caso alle vostre esigenze. Quindi non andrò a consigliarvi dei modelli specifici, ma vi darò dei criteri che potete utilizzare per scegliere il portatile più adatto alle vostre esigenze in base a quello che ci dovete fare. Allora, primo fra tutti, concetto principale, dovete subito distinguere fra un portatile Windows oppure un portatile, insomma, Apple con i Mac che hanno a bordo i vari Apple Silicon. Allora, primo distinguo, dovete fare Office, dovete fare, non lo so, qualche cosa d'ufficio, comunque programmazione, cose che non sono spinte verso la grafica. Sicuramente quello che vi posso consigliare è andate su prodotti non troppo costosi e orientatevi per Windows. Quindi i criteri principali per scegliere un portatile per Office, quindi che non abbia un carico di lavoro eccessivo, quindi serve per la navigazione oppure per programmare oppure per la classica suite Office, andate sul sicuro e fate un portatile di basso costo. Ancora meglio se riuscite ad ottenere dei portatili usati, oppure, non lo so, nel vostro ufficio potete riscattarlo dopo 8 anni, quelli sono perfetti. E qui vi dirò quali sono i vincoli minimi principali per avere un portatile decente. Primo fra tutti, il processore. Di base orientatevi sugli Intel, che notoriamente a livello di mobile sono sempre quelli un po' più affidabili. Gli ultimi AMD che ho testato io non sono niente male, però diciamo che nella mia esperienza, fra le varie generazioni, di solito gli Intel vanno meglio sui laptop. Partite da almeno un Intel Core i5 con almeno 2 GHz e mezzo più o meno, a seconda dei vari modelli, che sia almeno quad core o 6 core. Per quanto riguarda la RAM, deve avere almeno 8 GB di RAM. Per quanto riguarda invece il disco, sicuramente, questo neanche c'è bisogno, ve lo dico, deve avere almeno un SSD. Se è un portatile usato che non ha un SSD, sicuramente andando a sostituire l'hard disk tradizionale con un SSD già date una bella spinta al portatile. Passiamo invece poi alle persone che hanno la necessità di fare grafica, quindi o grafica in generale oppure girare dei video. Su quello andate diretti sugli Apple Silicon, quindi i Mac. Io ho per esempio un MacBook Air, la prima serie con l'M1, e ancora per cose non eccessive va più che bene. Questo però resta sempre il concetto, questo mi baso sulla mia esperienza, per girare dei video il miglior device in assoluto resta il cellulare, perché ce l'abbiamo sempre appresso, è maneggevole, eccetera eccetera, e se è uno strumento abbastanza flessibile. E ovviamente attualmente il top degli smartphone per girare i video, è inutile ve lo dico, è l'iPhone 14 Pro Max. Quindi se girate dei video con un iPhone, state pur certi che qualunque computer non può competere con un editing video fatto con un Apple Silicon, con ovviamente il loro software, che è Final Cut Pro X. Quindi questo invece per la parte grafici, editor, insomma video editing e altre cose. Se invece andate, questa ultima parentesi e poi vi lascio con questi tre consigli, se invece fate un portatile per il gaming, il mio consiglio è: non fate un portatile. Quindi nessun portatile con qualunque caratteristica o qualunque altra cosa può competere
con un PC fisso e una scheda dedicata. Quindi in generale, se fate un portatile per il gaming, lasciate stare e fate un computer fisso. L'unico modo per giocare ad un buon livello con un portatile è avere un portatile, ma in questo caso non ci interessa più di tanto la potenza del portatile, una connessione molto veloce e usare il cloud gaming. Quindi se fate un computer per giocare, portatile lasciate stare e compratevi un fisso. Per oggi è tutto, ci vediamo domani per il prossimo video. Ciao!